Allora ragazzi, buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi è il 20 luglio, scusate, sto guardando quello che è successo qui. 20 luglio 2022. Mi sono fatto 45 minuti di pausa in colonna ad aspettare che la fila ripartisse. Si è rovesciato un container qui, non lo so se si è rovesciato solo il container o sì, forse anche il mezzo. È stato tutto bloccato per un bel po', quindi ho fatto 45 minuti di pausa, immaginate voi, fermo, completamente fermo. Adesso sono ripartito, via. Adesso sono ripartito. Allora ragazzi, anche questo è camionismo. Non per questo fatto qui che è successo, ma per diciamo altri episodi che si manifestano, dai. Quando sei in viaggio e ricevi notizie che non vorresti mai ricevere. Allora, a me è successo 2 volte, ragazzi. È successo 2 volte nel giro di poco, nel giro di un anno e mezzo, un anno sì, quasi 2 anni, dai. Ho avuto la perdita di una sorella che era 3 anni più giovane di me, quindi oggi avrebbe avuto 60 anni. E purtroppo quando è morta io ero fuori, ero a lavorare. Erano morti annunciate tutte e due, non è che sono stati fulmini a ciel sereno, no, 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 no. Però non puoi neanche prevedere, no, il giorno. Sì, erano cose che poteva andare avanti un mese come no, come sì, come no. Però e quando ricevi quelle notizie che sei in viaggio è un po' brutto, dai. Ricordo che la sera ero lì. Successe della mia sorella, ero qua al turismo a Modena Sud, Modena Nord, e mi fu chiamato da mia moglie che mi disse: guarda, se così è successo, la tua sorella non c'è più, e che fai? Chiamai immediatamente ditta. Non lavoravo qui, non lavoravo qui a quei tempi. Lavoravo con un'altra ditta, di cui non farò il nome perché non fu, vabbè, non fu trattato nemmeno poi. Io chiamai dopo vari tentativi perché era la sera tardi, erano le 21. Erano le 21 e sempre per una questione di correttezza, di comportarsi bene, avrei potuto prendere anche il camion, in culo alle ore, in culo a tutto e venire via, ma sarebbe servito a niente. Sarei arrivato a Livorno in nottata, a mezzanotte, che avrei fatto? Nulla, no? Non mi sarebbe servito a niente. Quindi chiamai la ditta, gli dissi che guarda, è successo questo e questo e ormai dovevo caricare lì a Rubiera. Domattina, se potete farmi la cortesia di farmi caricare presto, potete chiamare l'azienda, dirgli il problema che ho avuto, quello lì, per agevolarmi in modo di caricare e venire subito via. Lì va bene, vediamo, dai, ci pensiamo noi. Il mattino dopo non fecero un cazzo. E fui io a parlare con un dirigente là.
andavamo abbastanza spesso, quando mi disse non ti preoccupare, mezz'ora ti mando via, mi caricò e mi fece andare via. Ritornai a Livorno e partecipai a quello che dovevo partecipare. E questa fu la prima esperienza. Con la morte nel cuore poi vai in cabina, ti metti là, pensi, rivedi. Poi io sono un tipo abbastanza freddo, non sono uno di quelli che mi lascio andare, no, no, però quando uno ha dolore poi lo manifesta a modo suo, io lo manifesto in quella maniera lì. E la seconda notizia fu la perdita del mio babbo, anche lui stava male. Persona già anziana, mentre mia sorella era piena di problemi dalla nascita. Quindi invece mio babbo, vabbè, questione di vecchiaia. Vecchiaia abbinata ad altre malattie lo portarono piano piano a spengersi. Però anche lì morto a giugno, mi sembra, poteva essere agosto, cioè non è che c'era un tempo, no, che stava così male da succedere da un momento all'altro. E anche lì fui avvertito che ero, ricordo, a Verdellino a scaricare la birra e là lavoravo qua. Altro comportamento, altre persone. Quando chiamai mi dissero: vedi te quello che vuoi fare, dai, mi dissero, quello che fai va tutto bene, vieni giù. Quando mi dettero un rimorchio, mi ricordo, già pronto, già a carico, perché intanto è inutile, no, è inutile scappare alle 4 del pomeriggio da Verdellino, arrivare a Livorno alle 9 la sera, alle 10 la sera vuoto. Allora feci la pausa là, presi il rimorchio e venni giù a Livorno in mattinata presto, mi sembra, cioè o arrivare in nottata alle 11, mezzanotte, o arrivare la mattina alle 7, non cambiava più niente. Infatti così feci, mi ricordo che alle 7 e mezza ero a casa e andai a trovare il mio babbo per l'ultima volta. Vabbè, questi sono gli imprevisti di chi sceglie questo mestiere. Quando sei lontano da casa può capitare di tutto e può capitare di tutto, certo. Quando sei preparato reagisci in una maniera. Una notizia shock, non esiterei a girare il cambio e tornare indietro anche carico. Quello non lo metto neanche in preventivo. Una notizia shock, come è successo a qualcuno che conosco, non esiterei qua, subito, farei inversione qua e tornerei indietro. Però se la cosa la puoi ragionare, la puoi ponderare, è inutile farsi prendere anche lì dalla calma, dallo stress e dalla cosa, no? La ragioni la cosa, dici vabbè, a che servo adesso a casa a mezzanotte? A che servo? Perché mia mamma non era solo, un'altra sorella, moglie, figli, ne ho persone che potevano stare a confortare la mia mamma, sia per le due gravi perdite, sorella e marito dopo anni. Quindi, ma poi anche la mia mamma è una di quelle che non mi avrebbe mai detto vieni giù, corri, tanto siamo abbastanza pragmatici, no? Non siamo di quelli che ci lasciamo andare a sceneggiate, no? No, sinceramente no. Niente ragazzi, questo mi è venuto in mente, questo triste ricordo, perché qualche giorno sarebbe stato il compleanno del mio babbo,
so come e perché. Babbo, figura d'altri tempi, di quelli che con cui io mi scontravo spesso, molto spesso. Perché lui aveva il suo modo di vedere le cose, io il mio. E va bene così, dai. Nulla, ragazzi. Anche questo è camionismo. Anche questo è camionismo. Ti trovi a 300-400 km, 200, quelli che possono essere, da casa, esce fuori una notizia così, come ho detto, con la morte nel cuore vai sul camion, piangi, fai tutte le tue cose che devi fare, ti rivedi tutte le tue storie passate e poi come dice il noto proverbio, chi muore giace e chi vive si dà pace. No, la vita va avanti lo stesso. Vabbè ragazzi, giuro che non ne faccio più così. Vabbè, dai. Statemi bene. Grazie per l'interruzione lì, mi ci voleva. Vabbè, pazienza. Sono partito stamattina, erano le 7:30. Ho aspettato la nave. Un'oretta il rimorchio mi era sbarcato e poi adesso ho trovato questo. Vabbè, dai. Ciao a tutti ragazzi. Dalla 15 della Cisa è tutto. Statemi bene.